Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Bene ragazzi, oggi abbiamo perso a Liberati. Abbiamo perso per 2-1 contro la Ternana. Io vi chiedo pollice su al video e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, ovviamente, al canale. Che dire, la squadra senza idee. Siamo scesi in campo bene i primi minuti, bel gol di Moreo. E poi ha provato a raddoppiare Torre Grossa, purtroppo non è riuscito. Il Pisa questo ha fatto, null'altro. Poi ci siamo misteriosamente chiusi indietro, non abbiamo dato spirito a niente, no? Quindi una squadra che è fondamentalmente remissiva in tutto, per tutto, centrocampo inesistente, Zuelli oggi no. Poi, che dire, cambi, gli ozzi. Ragazzi, o ci mettiamo in testa di, metterci, non so, la volontà, lo spirito, la grinta. Cioè, la Ternana è andata sotto, la Ternana è andata a rischio di prendere il secondo gol, ha reagito, no? La squadra è in difficoltà, comunque la Ternana, anche psicologicamente in difficoltà, cambi di allenatori vari, presidente un po' così, insomma, la squadra che insomma ha passato i suoi problemi. Noi stiamo facendo un girone di ritorno pessimo, io per non aggiungere altro, perché oggi sarebbe la squadra inguardabile, testa chissà dove, volontà di reagire zero. Questa situazione, cioè Caracciolo rigore, sì, va bene, Caracciolo sbagliato, può capitare, può succedere, poi sbagliato Berguatto e è arrivato alla seconda rete 2-1. Questo discorso, abbiamo subito nel secondo tempo, siamo stati presi a pallonate, insomma hai subito, non sei riuscito a concretizzare niente. Centrocampo semplicemente spaventoso. Quant'è che lo dico? E oggi abbiamo avuto, cioè, si sono visti tutti i limiti. Se non ci mettiamo la volontà, se non ci mettiamo la voglia, Maru tampoco, Nagy quasi zero. Non c'è voglia, non c'è testa, non c'è niente. Ma questo è. Poi, per me, possiamo parlare. Possiamo dire no, ti sbagli, non è così, non è vero. Il campo dice questo. Datevi a rivedere la partita. Magari sono sempre io che vedo delle cose che non ci sono, che non esistono. Una squadra che va in vantaggio i primi 6 minuti e dopo altri 3 minuti è vicino al raddoppio, io credo che abbia delle buone possibilità per portarsi a casa i 3 punti. Buio, dopo il tiro di Torre Grossa, buio, forse Moreo, no, senza forze, Moreo, l'unico che andava avanti e indietro, che aveva della voglia, dello spirito, ha messo l'anima oggi Moreo, bisogna dargliene atto, ma non solo per la rete, anche proprio in tutto il corso della partita, e ovviamente Nicolas, ovviamente. Perché se no finiva diversamente, finiva 3-1, 4-1. Non lo so. Allora, andiamo a vedere le ultime 5 partite. 3 sconfitte, una vittoria e un pari. Siamo salvi, perché 46, comodi. Beh, posto così. Alla fine, io l'ho detto, no? Ho detto anche l'altra volta, alla fine va bene così, salvezza è fatta. Alla fine manteniamo la categoria, va bene. Incommentabile, è una partita veramente incommentabile. Devo andare a vedere il tabellino? Io direi lasciamo perdere, no, via, andiamola a vedere il tabellino, perché se no poi magari dici Sandro, però il tabellino dice altro. Allora noi andiamo a vedere il tabellino e il tabellino dice che i tiri totali sono stati 12, ne ha fatti la Ternana e 4 ne abbiamo fatti noi, in porta 2. Giustamente, cioè il tiro di Moreo che poi è entrato e il tiro di Torre Grossa, questo è fatto 2.
Infatti il tabellino non mente. I tiri in porta la Ternana ne ha fatti 5 su 12. Poi calci d'angolo 8 la Ternana, perché Beruat non faceva altro che buttare un calcio d'angolo, vabbè. E poi no, per noi 0 calci d'angolo, perché non ha fatto due tiri. Non lo so. Io spero, mi auguro, ma cosa mi devo augurare? Niente. Io spero che l'anno prossimo si parta meglio, si parta per tempo e si scelgano giocatori che ci portino lustro, che ci portino lustro, che li portino magari a Pisa dove merita di essere, perché secondo me il posto del Pisa non è questo. Per quello che ha speso la società, per quello che sono i monte ingaggi, per quello che è, i giocatori stanno rendendo poco. Poi uno può essere d'accordo o meno, però secondo me è così. Questo è il discorso, insomma, ecco. Al di là dell'amarezza, al di là, cioè, si vede, no? Ma chi difende? Ma vieni qua a difendere chi? Questo è. Io vi rimando a domani, ci sarà la trasmissione. Noi siamo nerazzurri. Io non ho sentito né interviste né cose, niente, perché non mi astengono. Astengo perché quando si dice al Pisa meritava, vabbè, meritava. Oggi che dici? Meritavamo? Oggi il bicchiere è mezzo vuoto o è totalmente vuoto? Lo chiedo a voi. Lo chiedo a voi, perché io non lo so. Io vi chiedo, come avete visto il bicchiere? Mezzo vuoto o vuoto? Questa è la domanda. Questa è la domanda. A posto così. Ragazzi, io ripeto, se vi è piaciuto, mi raccomando, mettetemi un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.